Ciao, sono Valentina e oggi ho deciso di parlarvi, come avete visto dall'anteprima, di uno zainetto. Ebbene sì, di uno zainetto, un accessorio che ho rivalutato moltissimo in questo periodo, soprattutto quest'estate, perché tra le varie gite fuori porta, tra le vacanze, eccetera, ho trovato utilissimo l'uso dello zaino. Lo zaino di cui parleremo mi è stato omaggiato. Ringrazio tantissimo l'azienda che mi ha contattato perché appunto mi ha dato la possibilità di rivalutare questo prodotto a me un po' come si può dire, odiato, non lo so. Io sapete, sono un amante delle borse, senza la borsa non vado da nessuna parte. Però appunto quando vai a fare determinate cose non puoi assolutamente utilizzare la borsa, saresti abbastanza ridicola e poi comunque è scomoda. La prima volta che ho utilizzato questo zaino è stata quando abbiamo deciso di fare una gita in montagna. Pensate voi se mi fossi portata la borsa, ecco, almeno con lo zaino ero tranquilla, comoda, perché il bello di questo qua è che è monospalla. E io ho sempre amato, cioè ho sempre odiato gli zaini, ma preferito quelli monospalla perché mi sembravano un pochino più fashion, un pochino diversi dal classico zaino e appunto è anche molto molto comodo. Infatti tutte le volte che l'ho utilizzato, nonostante fosse super pieno, perché vi ricordo che sono una mamma e quindi avendo una bimba ci metti di tutto, di più, soprattutto quando vai in montagna, soprattutto quando stai via tutto il giorno. Non dico che ti porti dietro la casa, ma siamo lì. E quindi mi sono trovata stra benissimo con questo, perché è uno zaino molto particolare, ricchissimo di tasche. Adesso ovviamente ve le mostrerò più nel dettaglio. Il brand è Waterfly, eccolo qui. Vi ho anche mostrato tempo fa dei post dedicati su Instagram. Vi ricordo di seguirmi, vi lascio qua magari il profilo, comunque trattino basso, Vale Pinky trattino basso. E diciamo che quello è il mio profilo principale perché ne ho altri tre, di cui uno lavorativo, che se vi va vi consiglio di andare a iscrivervi, così se siete amanti del make-up vedete un po' tutte le novità. Ve lo lascio comunque scritto qua. E adesso appunto andiamo ad analizzare questo zaino, uno zaino molto carino che è unisex, quindi sia da donna che da uomo va benissimo, non perché è monospalla allora è dedicato alla donna, no, assolutamente, anche l'uomo può essere un pochino più comodo rispetto ai due spallacci utilizzando questo che come vedete è molto ben rifinito. È ben imbottito e appunto non si sente, come se tu non lo avessi addosso, nonostante lo riempi allo scoppio. La prima tasca che andiamo a vedere è quella esterna, che è questa qua. Ah, ovviamente ve lo faccio vedere vuoto perché pieno mi sembrava un po' pieno, era carino farvelo vedere per la questione della capienza, perché è veramente capientissimo, ci sta di tutto di più, anche grazie alle taschine, ai vari scompartimenti che ci sono al suo interno. Però per una questione diciamo più pratica vi faccio vedere il prodotto vuoto. La prima taschina che vediamo appunto è questa qua fuori, che è comodissima per le cose un pochino più pratiche, quelle che devi afferrare subito. Ed eccola qua, molto molto profonda. Ah, c'è un pacchetto di fazzoletti. Ecco qua, e appunto ci metti tutto ciò che vuoi. Il bello è che c'è anche questa cosina qua, questo gancettino, questo moschettone che però io sinceramente non ho utilizzato. Però può essere molto utile magari anche ad appenderci le chiavi della macchina, le chiavi di casa. Quello che si vuole è lì. Poi andiamo a vedere com'è l'interno. È composto da due zip comodissime che una volta che si vanno ad aprire completamente, guardate l'apertura dello zaino. Cioè, praticamente si apre tutto.
Uno può pensare, oddio, cadono le cose. No, perché essendo che ci sono delle tasche tattiche, è tutto progettato per rimanere lì. Passiamo prima alle taschine della parte che poi rimane principale, chiamiamola così, ok, come descrizioni. Lascio un po' a desiderare, comunque capitemi. Ecco, abbiamo un sacco di tasche. Questa qui, più profondina, qui abbiamo due parti in cui magari mettere, e io ho fatto così, ho messo la biro. Ecco qua, ho cose lunghe che mi sono più comode inserire qua. E poi c'è un'altra taschina. E per finire, vedete, per concludere, c'è un'altra taschina qua che è profondissima fino al fondo. Vedete? Siamo qua. Ok, fino qui. E invece nella parte che poi rimane sulla schiena abbiamo un altro tascone profondissimo con un altro pacchetto di fazzolettini, perché io devo averne 50.000 in borsa sempre. E questa è quella più grande in assoluto, diciamo, perché è quella più profonda, quella che io andavo ad utilizzare per i documenti, il portafoglio, gli occhiali da sole, le cose a cui tenevo. Il cellulare no, il cellulare lo andavo a mettere proprio qua, perché comunque essendo che c'è questa parte al di sopra della cerniera, mi dava la sicurezza. Non è mai successo niente, nessuno ha mai provato ad aprirmelo, quindi perfetto. E appunto questa, diciamo che è la tascona principale per le cose un pochino più preziose, almeno io l'ho dedicata a quello. E poi abbiamo una parte che diciamo non è tasca, ma è la conclusione del nostro zaino, veramente enorme. Adesso forse appunto da vuoto non rende, è una grandezza secondo me giusta, né troppo grande né troppo piccola. E anche per me che sono piccolina, me l'avete visto appunto indossare sulle immagini che ho messo su Instagram. Va bene, è proporzionato, quindi felicissima, perché ecco, la mia unica paura era quella di ritrovarmi una microscopica personcina con uno zainone alle spalle. No, è perfetto, una misura perfetta che appunto va bene sia per lei che per lui. L'ho trovato molto molto comodo anche quando siamo andati in Sardegna, abbiamo preso il traghetto e appunto per tutto il viaggio in mare ho utilizzato questo, sono riuscita a inserire i miei libri, sono riuscita a mettere le mie maglie, il mio beauty. Sono rimasta super contenta, cosa che forse non avrei potuto fare con una classica borsa, perché ok, ci sono le borse che hanno i vari scompartimenti, però già andare a inserire due libri, il tablet, il computer, un beauty, l'acqua per la bimba, non se ne viene a capo assolutamente. Il bello è proprio che essendoci queste tasche hai anche il posto per far stare ben in ordine tutte le cose che vai a inserire. Quindi promosso a pieni voti se state cercando uno zaino comodo, pratico, leggero, però bello capiente e diciamo anche abbastanza fashion, il Waterfly ve lo straconsiglio. Qua sotto nell'info box ovviamente vi lascerò i link diretti, così potete andare voi stessi a vedere anche come sta su altre persone, i vari utilizzi e soprattutto tutta la gamma di prodotti che hanno, perché questo è uno dei tanti prodotti. Me l'hanno inviato quando è uscito come novità, adesso c'è già da un po' di mesi. Nel frattempo sono uscite altre novità che penso mi invieranno, quindi state connesse se vi possono interessare questi prodotti. Io vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video, vi ricordo assolutamente di spolliciare, così facciamo un po' più di pubblicità al video, al mio canale, vediamo di farlo crescere. Sapete che il mio obiettivo è quello di arrivare ai 10.000. Quando arriverò, e se mai arriverò ai 10.000, veramente grande festa, grandi regali per voi che mi avete dato la fiducia, mi avete dato il vostro supporto. So che siete in molte che mi seguite con affetto e tutte queste persone le voglio ringraziare
veramente di cuore perché sono molto fiera del mio pubblico, che pubblico non è, siete amiche, amiche virtuali, chi più, chi meno, chi mi segue un po' di più, chi mi segue un po' di meno, però nel complesso vi voglio ringraziare perché ok, magari non stiamo salendo più di tanto, però mi piace il rapporto che si è creato tra di noi, la confidenza, i messaggi. Vi sono grata, grata, grata. Quindi se mi volete aiutare un pochettino, fatemi pubblicità, andate a condividere i miei video che preferite. Se avete suggerimenti, sapete che sono sempre ben accetti. Io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!